in collaborazione con Clabo, leader in Italia e all'estero nella produzione di vetrine refrigerate e arredamenti per il food retail, riunisce marchi storici della refrigerazione e dell'arredamento che da sempre si distinguono per la qualità elevata delle produzioni. Clabo, sede centrale a Iesi, in via dell'Industria 15. Metto qui. Siediti se vuoi, perché detto fra noi, fra un po' ti faccio un'intervista. Non devi preoccuparti se i tuoi pensieri vanno a destra, al centro, da sinistra. Devi truccarti un po', sembri un gufo sul comò, però sei il primo della lista. Che ne so, ti dirò, mi importa solo che tu non mi faccia il qualunquista. Barev, poi vi spiego che cosa significa questa parola. Oggi parleremo di lirica perché è importante in questo nostro paese, in questa nostra regione di 1,5 milioni di abitanti, con dei teatri che lavorano fortissimo e con delle stagioni tipo quella dello Sferisterio, tipo quella del Rof, la stagione del Pergolesi, la stagione Ascoli Piceno, ce ne sono tante, e con un'accademia come l'Accademia d'Arte Lirica di Osimo, e non soltanto quella, è facile alla fine parlare di lirica. 1,5 milioni di abitanti, 100 teatri, scuole liriche. Perché questo? Perché poi la gente, soprattutto, e questo è il motivo per cui siamo qui oggi, viene a studiare, a perfezionarsi, probabilmente anche meglio, qui in Italia. E allora abbiamo chiesto direttamente, abbiamo preso dal mazzo dei soprani, tenori e mezzosoprani che hanno quest'anno studiato, non solo quest'anno, anche anni precedenti, all'Accademia d'Arte Lirica di Osimo. Si chiama Maria Sardarian, è un soprano, viene dall'Armenia, e quindi vogliamo far sapere anche a voi, facendo una chiacchierata, perché è Osimo, primo. Seconda cosa, ci si arriva ad Osimo, o qualunque altro posto aveste scelto, senza problemi, dopo aver studiato nel tuo paese e aver conseguito che tipo di titolo di studio o di diploma? Intanto, ben trovata. Salve. Sì, ho studiato in Armenia, ho studiato in conservatorio, 8 anni, e dopo mi avevano consigliato per venire in Italia, specialmente ad Osimo, Accademia Lirica d'Arte, perché qui tutti quelli che avevano studiato qui dicevano che è un'accademia molto buona e si deve venire qui per studiare. Sì, al conservatorio cosa hai studiato? Canto solo oppure qualche strumento? No, solo canto. Soltanto canto. Tu come ti definisci? Soprano? Sì, soprano leggero. Leggero, perfetto. Dopo parleremo anche di qualche opera che magari preferisci cantare. Dunque, continuiamo con questo tuo rapporto con la nostra regione, con l'Italia. Hai cominciato quando ad Osimo? Quattro anni fa, 3 anni e mezzo fa. Mm. Sì, sono venuta qui, sono entrata in accademia. Senza sapere una parola di italiano? No, già sapevo, in Armenia, in conservatorio, avevo studiato italiano. Anche perché? Anche perché se canti lirica devi conoscere la lirica. Al di là di Mozart, voglio dire, oppure di Bizet, sì. E poi generalmente le opere sono quasi tutte quante scritte da librettisti italiani, insomma. Sì, certo che è meglio anche parte Wagner, sapere insomma le altre lingue, ma comunque italiano è molto importante. Comunque sì, ho studiato, sono venuta qui, capivo ma non parlavo molto bene. Ma dopo, piano piano, ho imparato abbastanza bene. Ma si sente che hai imparato abbastanza bene. Grazie. È diverso da quello che chiaramente canti, perché il modo di mettere le frasi, nella costruzione delle frasi liriche, appartiene, diciamo, da 200 anni fa ad oggi, insomma. Sì, diciamo. Sì, sì, certo. Però chiaramente è. Ma poi c'è un qualche cosa, per i paesi dell'est, non so per quale motivo, ma ho fatto caso spessissimo che resta più facile
imparare l'italiano, vedi, vabbè, sì, i rumeni, d'accordo, vedi i polacchi, ma anche i russi, li sento che gli resta più semplice di tanti altri paesi imparare l'italiano. Comunque, a parte questo. E va benissimo, 3 anni e mezzo, quanti mesi? Da quando? Da novembre e finiamo a giugno. Quindi proprio una stagione completa, un corso completo. Sì. E dopo, sì, le vacanze e dopo continuiamo ancora. Quindi te quest'anno che farai? Ho finito l'accademia quest'anno, prossimamente ho alcuni impegni, a luglio devo andare in Svizzera, faccio Verbier Festival e dopo in autunno in un teatro italiano devo cantare Lisa della Sonnambula. Ah, la Sonnambula, benissimo. Sì. Il percorso vostro qui consisteva soltanto nel cantare oppure con il rapporto con i vostri maestri? Qual era la quotidianità? Vai al mattino, quanto dura? Che cosa fai prima, riscaldamento oppure cantate accompagnati dal pianista? Sì, le lezioni... Per far conoscere un po' come si svolge dentro la scuola. Sì, le lezioni sono da lunedì a venerdì, la mattina e il pomeriggio. Facciamo le prove, facciamo tante prove, tantissime lezioni, ma va bene perché siamo venuti qui per studiare. Riscaldiamo la voce prima, certo. Sì, è sempre con accompagnamento. Scaldate il motore, come si dice. Sì. Voi venite con una borsa di studio, oppure no? Chi è che paga i 4 anni vostri, materialmente? Noi. Voi personalmente? Sì, studenti. Non avete come studenti da parte del governo qualche facilitazione anche dal punto di vista economico? Io ho avuto, i primi 2 anni ho avuto. Tipo borsa di studio sarebbe? Sì, insomma. Borsa di studio dall'Armenia ho avuto, che mi ha aiutato tantissimo perché altrimenti non potrei fare. Durante l'anno fate concerti? Sì, facciamo i concerti. E poi ne fate anche spesso? Sì, certo, minimum 3-4 volte al mese. Che tipo di musica fate? Fate musica operistica, fate anche canzoni moderne, accoppiamento fra opera e pop, l'avete fatto mai? No, generalmente facciamo il repertorio operistico, anche canzoni, ma sì, generalmente queste cose. Senti, il repertorio operistico, adesso andiamo un po' più sul particolare. Tu sei partita dall'Armenia e chiaramente avendo comunque un musicista preferito, ma non preferito perché magari ti piace di più, ma perché è più adatto a quelle che sono le tue corde, giusto? E quindi qual è l'opera tua preferita che faresti subito anche domani mattina? Difficile perché ogni volta quando fai un ruolo, quel ruolo diventa il tuo ruolo preferito. Deve essere adatto anche alla tua voce? Sì, certo, generalmente noi cantiamo il repertorio, ruoli adatto per le nostre voci. Ecco, fra quelli che fai, che hai fatto, quale ti piacerebbe o ti piace di più fare di ruolo? Ai compositori... Il mio preferito certo è Mozart, adoro Mozart, anche Donizetti. Eh beh sì, se mi stavi parlando. sì. È difficile che il mio ruolo preferito... Ma hai fatto mai il flauto magico? Hai fatto niente la regina? Sì, ho fatto tante volte. Quello credo che sia uno dei ruoli più importanti e più facilmente... diciamo trasportabili anche nell'attualità perché si può fare una realizzazione anche pop di Mozart molto spesso. Hai fatto caso che ci sono degli autori che lo permettono e altri invece no? Cioè sono degli autori che già erano mentalmente, Mozart è uno dei tanti, anche se è vissuto poco tutto sommato, aperto a quello che poi sarebbe stato il futuro. Che hai fatto di Mozart tu? Da Mozart ho fatto... Più spesso ho fatto la regina della notte dal flauto magico. È quello che stavo dicendo. Ma l'ultima volta. Ma è difficile la regina della notte, non è facile il pezzo. Sì,
È difficile perché il ruolo è, hai solo due arie anche alla fine, ma comunque è molto piccolo, corto, e canti solo due arie che durano... Sì, ma sono toste. Sì, 5-6 minuti, e devi fare bene perché tutti conoscono quelle arie, tutti aspettano. Devi cantare bene, perché se canti un po' male già è finito, perché dopo non hai più tempo per mostrare che io posso cantare bene. Questa è la difficoltà. Anche perché sai che molti aspettano quei momenti. Sì. Il tuo percorso che hai fatto in conservatorio, invece, in Armenia. L'Armenia è un paese apparentemente tanto lontano da noi, ma ha una grandissima tradizione culturale. È uno dei paesi che faceva parte dell'universo, diciamo, di prima che cadesse il muro di Berlino, eccetera, eccetera. Ed è un paese che ha una sua, oltre che cultura, un suo modo di cioè voi accogliete le varie culture e le assimilate. Avete un'identità etnica molto precisa, ma anche molto aperta, è vero questo? Sì, certo, abbiamo la mentalità aperta, perché da noi ci sono tanti turisti, e quando vediamo che ci sono stranieri, noi sempre vogliamo aiutare, sempre vogliamo sapere, per esempio, loro da dove vengono, perché sono venuti lì. Ecco, soprattutto perché in Armenia. Sì, perché in Armenia, questo per noi è molto importante, perché anche... siamo un paese molto piccolo, molto antico, abbiamo una storia molto antica, ma non tutti conoscono, e per questo quando viene qualcuno per noi è molto importante. Avete anche una certa empatia, soprattutto con gli italiani, credo. Sì, anche perché i nostri caratteri sono abbastanza simili, anche noi siamo molto caldi, sensibili, se questo... Così potrei dire che siamo abbastanza simili. Voi avete conservato la vostra identità, anche se, come dicevo adesso, nei secoli molti popoli occidentali, non soltanto occidentali, vi hanno invaso. Poi avete comunque riassunto la vostra identità e avete mantenuto la vostra lingua, sì, e la vostra libertà religiosa. Sì. Ma di questo bisogna essere fieri in questi anni, quando si guarda un panorama che è così particolarmente chiuso, gretto. Voi siete liberi, aperti, insomma, come popolo e come popolazione. Sì, sì, siamo aperti, ma anche siamo molto tradizionali. Sì, anche se in storia abbiamo avuto tantissimi problemi, tantissime guerre, comunque noi sempre siamo rimasti noi stessi, e la nostra lingua, la nostra religione è molto importante per noi, e nessuno e niente può cambiare. Questo sicuramente. Allora, qui abbiamo parlato un momentino per farvi conoscere da dove viene. Non parliamo soltanto di lirica, non parliamo soltanto di passioni musicali. Io volevo leggerti queste due parole per chiudere il discorso sull'Armenia. Ecco il mio paese dal dolce nome, il mio paese dal nome solenne, il mio paese tormentato, la mia gloria. Tra i vecchi tu hai i capelli bianchi, tra i giovani sei nuova e vigorosa. Questa era scritta Paruir Sevak, che è un poeta armeno, sì, è un poeta armeno. Sì. Armenia che significa? No, Armenia in armeno non è Armenia, è Hayastan. Ah, e che significa quello lì? Hayastan significa un paese dove abitano armeni, gli armeni. Hay è un armeno. Io sono un'armena, yes I am. Ho voluto sì, fare sì, due sì. Parole di questo poeta che penso tu conosca e compagni me. Sì, non sapevo che c'era la traduzione in italiano. Sì, sì, c'è. Ma troviamo tutto qua. In questa televisione troviamo tutto. Finito di parlare dell'Armenia, ritorniamo alla nostra Accademia d'Arte Lirica di Osimo.
Tu te ne andrai. Qual è stato il... facciamo il riassunto di quello che è stata la tua esperienza dall'inizio, i passi che hai compiuto, quanto hai migliorato, su che cosa hai migliorato, come ti sei trovata sia con i colleghi, quasi tutti stranieri mi sembra, e soprattutto con un piccolo paese come Osimo, una piccola città come Osimo, ma tanto grande dal punto di vista culturale. Racconta un pochettino. Sì, la cosa più importante io direi che sono cresciuta come una persona, perché sono venuta qui, vivo in un paese che mai, sì certo che conosci, ma no, adesso sono dentro in questo paese, conosco le persone, conosco la cultura, la lingua, ho migliorato la lingua, e quando conosci la lingua tutto questo vedi, certo che capisci la musica meglio, perché già sai, sai da dove viene, no, tutto questo. Tecnicamente sono migliorata tantissimo, perché qui mi trovo molto bene, gli insegnanti sono molto bravi, sono molto severi, si lavora tanto, si studia tanto. Ma anche da voi però? Sì, anche dal vostro conservatorio? Sì, certo, ma non è uguale, non è uguale. Anche gli altri ragazzi che studiano, tutti noi abbiamo le condizioni uguali, per tutti un po' difficile, non, essendo in un altro paese, senza famiglia, senza amici, studiare, lavorare in una città molto piccola. Però avete la possibilità anche di muovervi intorno, avrete conosciuto in 4 anni un po'. Sì, 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 certo, certo. Le Marche, come ti sembra? Accogliente? Come ti sei trovata con la gente anche? Molto bene, molto bene. Le Marche Ti sei fatta degli amici, tu e anche gli altri tuoi colleghi, sì? Sì, sì, certo. Per questo il mio italiano è un po' migliorato, perché dobbiamo tenere amicizia con gli italiani, altrimenti noi tra di noi parliamo in russo oppure un'altra lingua, perché tra di noi la lingua comune è russo. Ah, il russo. Perché quindi generalmente siamo dai paesi ex Soviet Union. È quello che dicevo prima, dopo ex Unione Sovietica, dopo il crollo del muro, dopo l'89, C'è stata questa miriade di piccoli paesi che hanno ottenuto la propria indipendenza e sono cresciuti da sé. Quindi il russo ce l'avete sempre come base. Sì. Senti, di opere russe, c'è qualcosa che ti piace, che ti interessa? Hai fatto mai niente di russo? No, non ho fatto. Vorrei fare tantissimo, ma ancora no, non ho fatto. Vediamo, forse in futuro farò qualcosa. Ma delle opere italiane, tu parlavi di Donizetti e poi parlavi anche di Mozart, e domani mattina ti dicessero: ti facciamo un contratto, e scegli tu l'opera da fare per te, quale sceglieresti subito? Repertorio italiano oppure? Italiano. Per domani Don Pasquale, Norina. Sì. Oppure la sonnambula, no, qualcosa del genere? L'hai fatta, sì. Quello farò in autunno. Quello in autunno. Evidentemente sei più preparato. Però in Don Pasquale, vabbè, comunque. Senti una cosa, sei andata anche fuori d'Italia, sì. Hai cantato in America, eccetera, quindi diciamo le cose come stanno. Quindi racconta di qualche viaggio particolare e qualche concerto particolare che hai fatto, qualche opera che hai cantato e dove. Un concerto particolare molto importante, potrei dire che è stato quando, perché in Armenia lavoravo in un coro, l'anniversario di 100 anni del genocidio armeno. Di cui non ho voluto parlare prima, parlando sì, dell'Armenia, perché non facciamo un discorso politico, appunto. Sì, 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 non politico. Allora, abbiamo fatto un concerto a New York, Carnegie Hall,
che quello è stata un'esperienza bellissima, che è veramente Carnegie Hall, specialmente che c'era anche Yevgeny Kisin, pianista famosissimo, anche lui ha suonato. Io direi che quello è stato molto particolare nella mia vita. Il momento in cui hai sentito più emozione. Senti, hai vinto anche qualche premio, mi pare, vero, di canto? Sì, allora, ho vinto a Salisburgo il primo premio e lì ho debuttato. A casa di Mozart, se sì, 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 vicino a casa di Mozart, casa sì, era vicino, ma praticamente era vicino. Lì hai debuttato con Zauberflöte? Sì, lì ho debuttato La Regina della Notte e dopo ho fatto il concorso Aslico, ho vinto anche lì, ho vinto sì, il concorso e ho fatto dopo La Regina della Notte ancora. Dopo non e mi poi ricordo. Beh, in Italia hai fatto parecchie cose, hai fatto anche Pergolesi. Sì, ho fatto Pergolesi, Stabat Mater, sì. Che è uno dei lavori migliori di Pergolesi. Sì, molto bello, molto bello. In Cina pure. Sto sì, leggendo sugli appunti che sì, mi ha mandato. Sì, sì, sì. Sono stata in Cina, ho fatto un festival. Sì, era molto interessante, direi, un'esperienza abbastanza interessante perché Cina, loro, veramente un paese diverso, tutto è diverso. Non è come qui in Italia oppure in America oppure in Armenia, è diverso, tutto è diverso. La loro mentalità, il cibo, tutto. Va bene, questo d'accordo, mentalità cibo, ma l'opera è quella. Cioè, come accolgono in Cina o in Armenia? In Armenia credo ormai di aver capito che l'opera è accolta come in Italia, c'è la stessa passione probabilmente per l'opera. In Cina è diverso, però ci sono dei cantanti cinesi che stanno venendo fuori perché vengono a studiare in sì, Italia. Sì, sì, l'opera è l'opera dappertutto, anche in Cina. Che anche ma loro la passione è diversa, ricordalo. Sì, loro sono un po' più chiusi, ma anche loro sì. Comunque anche ci sono le opere cinesi che in Cina io ho cantato una canzone cinese che ho studiato cinese. Quanto perché tempo? Ma quel periodo noi studiavamo cinese perché dovevamo anche parlare un po'. Io ho cantato in cinese che era un po' divertente, direi. Ma tanto lo capisco. Ma comunque io sento spesso, ma è normale, dei cantanti stranieri, non come tu, te che parli bene italiano, ma mi capita spesso perché ci sono molto stranieri, tu sentite anche l'anno scorso, 2 anni fa, allo Sferisterio, che siccome è l'italiano, non quello che parliamo tutti i giorni, ma è un italiano, diciamo, di fine Settecento o soprattutto del periodo romanticismo dell'Ottocento, eccetera, sì, eccetera, con gli accenti sbagliati, cantati sì, male, capito? Però è normale, può succedere. Sì, è normale, certo, è normale. Però ci vuole la perfezione anche in questo. Certo, ma dobbiamo studiare perché, specialmente se io canto italiano in Italia, devo cantare molto bene. È uguale se un italiano viene in Armenia, canta un'opera in armeno, certo che c'è tanto rispetto, ma se canti in armeno un po', la lingua non è un po' giusto, un po' non è. Facciamo un po' allora una sintesi finale, definitiva, della tua esperienza italiana. Hai imparato tanto, hai avuto tanto da lavorare, hai avuto degli ottimi insegnanti, mi sembra di aver capito, lì all'Accademia d'Arte Lirica di Osimo, perché è un'esperienza importante. Cosa ti porti via, ritornando a casa? Cosa porti con te? Innanzitutto dall'Accademia bei ricordi, l'esperienza, gli studi che sempre mi ricorderò anche quando i nostri insegnanti ci dicono come dobbiamo studiare, che dobbiamo essere molto preparati prima di andare in teatro, cantare in teatro. Ma anche preparati
nella recita. Nella recita anche mentalmente, anche non solo tecnicamente, anche mentalmente. Mi ricordo molto bene che recentemente quando ho cantato a Catania, dopo quando abbiamo fatto le prove, dopo siamo andati in teatro e abbiamo cominciato a cantare, io ho capito le parole del mio insegnante, che cosa le ha detto, e dopo ho chiamato a lei, ho detto ma veramente grazie mille per i consigli, perché quello mi ha aiutato e adesso io sento la differenza, sento quanto mi aiuta. Questo sempre porterò, le parole che se anche loro sono severi, ma così deve essere, perché se un insegnante non è insegnante non è severo. E ti debbono far capire anche le emozioni che tu devi trasmettere prima a te stessa, certo, e poi direttamente al pubblico. Certo. Quindi vuol dire anche recitare e cantare insieme, cioè recitare nel senso sapersi muovere nel modo in cui bisogna muoversi, perché quella frase che tu canti non puoi dirla girata da una parte, ma piuttosto di trovare. Sì, certo. Quindi è importantissimo anche il discorso di regia in quello che fate con gli altri. Sì, certo. Quest'estate, che stiamo cominciando a vivere bene bene adesso, ti vedi impegnata, non vai subito a casa per riposarti, per rilassarti dopo i corsi. Ecco, che farai? Dove andrai? Che giro fai? Andrò a metà luglio, andrò in Svizzera, farò un festival abbastanza importante, direi molto importante, Verbier Festival, dove farò due opere. Il flauto magico, ancora, la regina della notte. Strano. La regina della notte. E un'altra opera di Strauss, sì, dove il direttore d'orchestra sarà Valery Gergiev, che è molto famoso, che io sono molto emozionata, perché aspettando quello che mi verrà. D'accordo, ma è chiaro. Dunque, era Maria Sardarian che ci è venuta a salutare prima di partire, dopo 4 anni passati ad Osimo, presso l'Accademia d'Arte Lirica di Osimo. Ha imparato molto bene l'italiano, ci siamo capiti, e ha soprattutto imparato quello che significa, credo sicuramente, molto di più l'interpretazione vera, reale di un'opera lirica, che con tutto il rispetto penso che soltanto noi, in questo nostro paese, che è la culla dell'opera, la patria dell'opera, sa dare come deve essere data. Benissimo, alla prossima volta, grazie. Siediti se vuoi, perché detto fra noi, fra un po' ti faccio un'intervista. Non devi preoccuparti se i tuoi pensieri vanno a destra, al centro, da sinistra. Devi truccarti un po', sembri un gufo sul comò, però sei il primo della lista. Che ne so, ti dirò, mi importa solo che tu non mi faccia il qualunquista. In collaborazione con Clabo, leader in Italia e all'estero nella produzione di vetrine refrigerate e arredamenti per il food retail, riunisce marchi storici della refrigerazione e dell'arredamento che da sempre si distinguono per la qualità elevata delle produzioni. Clabo, sede centrale a Iesi in via dell'Industria 15.